Una. Grande successo per i mercatini di Natale a Santa Cecilia, ad Eboli. Ieri è stato acceso l'albero di Natale alla presenza del primo cittadino di Eboli, Mario Conte, e di altri sindaci del comprensorio. L'iniziativa è stata voluta e realizzata dai giovani che vivono a Santa Cecilia. Prima di tutto volevo ringraziare tutti i sindaci per averci omaggiato della loro presenza, e non è per nulla scontato. Ora con l'accensione dell'albero inizierà ufficialmente la seconda edizione dei mercatini e speriamo di regalare a tutti voi 3 giorni di gioia e spensieratezza. 3, 2, 1... È una bellissima iniziativa, così come abbiamo fatto già l'anno scorso, per la verità, avere qui l'amicizia, la vicinanza, ma soprattutto la presenza di tanti colleghi sindaci del territorio è una cosa molto bella, perché questa manifestazione qui a Santa Cecilia è come se fosse un po' una manifestazione della Piana del Sele, quindi un po' territoriale, e perciò mi pare una cosa molto bella, insieme poi a queste splendide maggiorette che vengono dal comune di Altavilla, quindi questa manifestazione assume una rilevanza un po' extraterritoriale, extracomunale. Tutti insieme, nessuno escluso, a festeggiare, a cominciare il periodo delle feste di Natale, in questo bellissimo mercatino di Natale che si inaugurerà da qui a qualche minuto. Il piacere di visitare questi natalini, il gradito e gentilissimo invito della società, dell'associazione, dei riferimenti istituzionali di Eboli, quindi è un grande piacere trovarsi in questi momenti di aggregazione, di promozione delle produzioni locali sul piano artigianale e sull'enogastronomia, che sempre la fa da padrone, quindi è semplicemente un modo per salutare e complimentarmi con tutto lo staff, tutta l'organizzazione per questo gran bel momento, che in questo momento natalizio è molto ben accetto e soprattutto trova grande apprezzamento e soddisfacimento da parte di tutti. È seconda presenza. È una bella manifestazione, soddisfatto l'anno scorso, non potevo mancare quest'anno. Questa associazione di giovani, associazione cresce e crescono sempre di più, perché l'anno scorso hanno fatto una bella manifestazione, quest'anno si vede che ci sono tutti i preludi che sia una manifestazione ancora più importante. Siamo convinti certo che faranno ancora meglio, e questo è l'augurio che faccio con gli auguri di Buon Natale e di un anno 2024 sempre nel crescere. Sicuramente sono stato invitato come lo scorso anno a questa manifestazione con molto piacere, visto che abbiamo degli ottimi rapporti sia con il comitato organizzatore che con il sindaco del comune di Eboli, e a maggior ragione per accompagnare le maggiorette che sono del mio comune, del nostro comune, sono altavillesi, quindi per me è un grandissimo onore partecipare a questa sera. Siamo vicini a questa come a tutte le altre manifestazioni, perché tutto ciò che si muove a livello locale ci interessa, perché siamo una banca locale. Sicuramente una grossa banca non sarebbe mai venuta qui stasera a dare sostegno morale e materiale all'iniziativa. Quindi noi ci siamo, come siamo presenti un po' dappertutto, perché siamo una banca locale e siamo le uniche banche, tra l'altro, che resistono a livello locale, perché le grosse banche se ne vanno e resistiamo solo noi banche di credito cooperativo. Questa è una prerogativa tutta nostra e ce la teniamo stretta, perché noi siamo ancora quelle banche dove cerchiamo di fare 10 mutui da 10.000 euro, non uno da 100.000, insomma. Quindi in effetti c'è proprio la vicinanza alle iniziative spicciole, a chi ha meno possibilità, e questo, la nostra presenza serve anche, presenza bancaria, serve anche a ridurre le diseguaglianze. Santa Cecilia si conferma un'area di grande sviluppo e sono pienamente convinto, lo sviluppo da che cosa dipende? Dipende innanzitutto dai giovani, e qui c'è una comunità molto giovane, e poi c'è una imprenditoria importante che ha una vista sognante importante, sono dotati di grande entusiasmo, e gli imprenditori e i giovani rappresentano quella ricetta fondamentale per lo sviluppo.